Io ho amato condivido. quel film, non sai quanto. Mi sono divertito moltissimo. Abbiamo girato in Sardegna con la regia di Bruno. Ho avuto il piacere di girare, io essendo romano e romanista, ho avuto il piacere di girare con due miti all'epoca della Roma, che era Toto Chierico e Ciccio Graziani, e con quelli poi siamo diventati amici, ci siamo frequentati anche al di là. Stavamo in un posto bellissimo in Sardegna, a ottobre, dove la Sardegna era abbandonata dai VIP, era abbandonata tutti, quindi ci siamo goduti sta Sardegna, sto mare meraviglioso. E la cosa bella che ci avevamo, il location manager, all'epoca si diceva quello che trova i posti dove girare, non c'era ancora il termine location manager, che era il campione italiano di pesca subacquea. Quindi noi andavamo con i gommoni su queste isole per girare su queste spiagge, a un certo punto in mezzo al mare lui faceva: fermi tutti, che vi va una cernia per cena? Tutti sì. Lui si tuffava e tirava su 15 kg di pesce, una cernia. Ma io non sapevo, non so come facciano questi a trovare il punto esatto in una distesa di mare. E tu dici: ma come fai a fermarti proprio qui dove sai che c'è la tana dei cerni e non magari 20 metri più in là dove poi la cernia non la trovi? Perché lui si tuffò con le pinne, il boccaglio e il fucile, siamo di 10 minuti, ma neanche. 10 minuti tornò su con questa bestia in mano. Guarda, era una cosa, un mago, meraviglioso. Allora, hai toccato forse le due persone più adorabili che io abbia mai incontrato. Natasha era adorabilissima, simpatica, divertente, anche perché era molto giovane, perciò era una persona di compagnia e siamo rimasti molto amici anche con lei. E Karina era la stessa cosa, aveva un carattere straordinario, era una persona generosa, buona, simpatica da morire. Con Karina anche siamo, ecco, con Natasha poi dopo qualche anno ci siamo persi di vista, invece con Karina ci siamo sentiti sia quando stava male, che quando poi era guarita, e poi dopo purtroppo mi ha avuto questa ricaduta che l'ha definitivamente eliminata da questa vita, purtroppo. Ma era una persona veramente adorabile. Ma devo dirti che su quel cast, a parte uno del quale non faccio il nome, erano tutti adorabili, erano tutti meravigliosi.